la presenza ormai incessante di Emanuele Filiberto di Savoia nei palinsesti, la TV pubblica come elemento rivitalizzatore, merita un riequilibrio. Quindi noi parleremo dell'Italia neoborbonica. Marco Pizzo è direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma. In questi ultimi anni, proprio come osservatorio del Museo del Risorgimento, hai mai avuto a che fare con persone che considerano tutti i cimeli della storia patria conservati nel tuo museo come qualcosa che in realtà ricorda una fase funesta della nostra storia patria? Direi proprio di sì. C'è un vasto movimento d'opinione che considera il Risorgimento quasi come una guerra di conquista. Quindi il Sud è stato annesso al Nord sabaudo come un'attività di oppressione proprio. Però questa riscrittura della storia deve basarsi poi su dei fatti. Abbiamo naturalmente anche una controparte che rappresenta invece il movimento neoborbonico, Gennaro De Crescenzo. Ecco, ma voi come siete organizzati? Avete anche dei punti di ritrovo o luoghi toccati comunque dalla storia che voi considerate sacri? Inevitabilmente dobbiamo portare con noi una memoria storica che passa per Gaeta, per Civitella, per Messina, per Nenzi, per i mille luoghi dimenticati di questa storia, che è una storia comunque italiana che ci appartiene. E quello che ci auguriamo possa succedere con queste celebrazioni di 150 anni di Comunità d'Italia. Poche parole, sempre riferendomi al professor Pizzo, ma più fatti, più cose, più documenti soprattutto, perché il nostro lavoro, almeno anche il mio personale, parte da una specializzazione in archivistica. Uno dei luoghi più infuocati di questo dibattito è la questione del brigantaggio, ciò che fecero i piemontesi rispetto ai briganti. Ci sono vicende spaventose, terrificanti, foto, racconti, teste tagliate, brigantesse uccise, torturate e anche private del loro stesso pudore. In particolare un film li chiamarono Briganti, che è un film del 99 diretto da Pasquale Squitieri. Squitieri, buongiorno. Buongiorno. Perché ha fatto questo film Briganti? Perché si è sentito così investito da questa necessaria rivisitazione storica? Partiamo da un dato storico preciso. La conquista del Sud, cioè una colonizzazione interna, fu fatta con l'esercito, cialdini, pallavicini, che massacrarono il Sud. Ci sono paesi interi, tipo Ponte Landolfo, Casalduni, dove fu fucilata tutta la popolazione, uomini, donne, bambini, perfino gli animali. Il diritto di rappresaglia, quello che i nazisti hanno applicato nel nostro paese, era il diritto di Cialdini, che per rappresaglia, in base a una legge fatta dal governo italiano, poteva sterminare tutte le famiglie dei briganti. Ora vogliamo parlare un po' seriamente, perché io questo discorso l'ho imparato da Gramsci sulla questione meridionale e non da libricini, pure da Hobsbawm, che non parla di briganti, parla di ribelli. Allora, il problema è questo qui: chi ha voluto l'unità d'Italia? Se noi andiamo a vedere tutto il carteggio fra Lord Palmerston, massone, primo ministro inglese, e Garibaldi, troviamo lettere in cui Palmerston dice a Garibaldi: il denaro è al Sud, la ricchezza è al Sud, se non prendete il Sud siete finiti, perché Cavour pensava che l'unità d'Italia finisse con la Toscana, non voleva rompere le scatole ai Borbone, e non Borboni, voleva lasciarli in pace, anche perché era pericoloso mettersi contro il Regno di Spagna. Ma la massoneria inglese, che voleva conquistare il Vaticano, tant'è vero che Russell, ministro di Palmerston, dice che siccome il Vaticano protegge i briganti, dice testualmente: un diritto chiaro e incontrovertibile di guerra del governo italiano contro il Papa. Quindi lei, Squitieri, abbraccia una tesi che nota storicamente di una sorta di idea di poteri forti, sotterranei, di associazioni segrete massoniche. È lo scontro fra Napoleone III e il regno inglese, la massoneria. E quindi i poteri forti si sono spartiti quella parte d'Italia. Ma certo, i Savoia erano massoni e sono massoni. Cavour era massone, Mazzini era massone, Garibaldi aveva 11 logge. Se lei viene a Roma. Sì, ma lo stesso Risorgimento, la stessa bandiera italiana, la bandiera tale quale. Sono simboli massonici. A Roma, al Pincio, c'è un monumento, Anita Garibaldi, e sotto c'è scritto la massoneria. Allora, il problema appunto è questo qui: la ricchezza era al Sud. Noi avevamo un prodotto interno lordo che era di allora 1,1 miliardi rispetto ai 12 milioni dei Savoia, del governo sabaudo. Noi avevamo tutto, avevamo le prime navi in ferro di Florio e Rubattino, noi avevamo la famiglia Florio
che era 10 volte gli Agnelli. Noi avevamo del... Lei quando dice noi, Squitieri dice noi in quanto si sente ancora fortemente radicato come... meridionale. Sì, ma come anche suddito borbonico, quindi. Per carità, i Borboni hanno tradito quelli che chiamiamo briganti. Li ha traditi la Chiesa, che prima li ha finanziati e poi con le guarentigie li ha fatti catturare. Ma scusi un attimo, fermi un attimo, Squitieri. Sentiamo Gennaro De Crescenzo del movimento neoborbonico. Di questa terza lettura che ci sta facendo Squitieri rispetto a quella risorgimentale e quella borbonica, una lettura che poi ci si sente traditi da tutti, dagli stessi Borboni addirittura. Ma in realtà non vogliamo in alcun modo riportare un Borbone sul trono, non è questo l'obiettivo del movimento neoborbonico e del neoborbonico. L'obiettivo è quello di ricostruire la verità e la storia. Avete un Parlamento neoborbonico comunque? Noi abbiamo un gruppo di azione civico-culturale che si chiama Parlamento delle Due Sicilie e che cercherà di stimolare, di controllare, di osservare il più possibile quello che i nostri politici fanno e soprattutto quello che non fanno. Insomma, è un tentativo di incidere dal punto di vista civico e non solo dal punto di vista culturale, proprio perché non crediamo granché a queste nostre classi dirigenti. Il problema è tutto lì. Abbiamo bisogno di classi dirigenti fiere, radicate, arrabbiate, che sappiano la storia, che riconoscono le proprie radici e vadano avanti. Io vi invito a venire con me qualche mattina, insomma, qui all'Archivio di Stato di Napoli e a contare insieme a me le 5.000 fabbriche che potremmo vantare solo nel sud continentale. Facciamo lavatrici, profumi, tutte per palombari, pianoforti, tutte le produzioni possibili e immaginabili. C'è uno studio del CNR, è uscito un paio d'anni fa, nel quale viene fuori quello che poi è la verità che ha detto Pasquale Squitieri. Il PIL nostro era esattamente quello del resto dell'Italia, non c'era nessuna differenza fino al 1861. Tutti questi primati positivi borbonici cambiano completamente in 10 anni. Fu una guerra di conquista. Avevamo dei 668 milioni di lire sui banchi italiani, 443 erano i nostri, è uno dei primati più importanti. Avevamo oltre 5.000 fabbriche, non c'era l'emigrazione dalle nostre parti, altrove già si partiva, non c'era nessun tipo di questione meridionale. Dopo 10 anni cambia completamente tutto, veniamo massacrati in tutto il sud, centinaia di migliaia di persone, la Chiesa cattolica parla di 1 milione di morti. Ha detto giustamente lei che si trattava le decapitazioni come se fossero cose normali, ordinarie. Insomma, questo è il nostro risorgimento. Io credo che i 280 musei del risorgimento esistono in Italia, piuttosto che valorizzarli bisognerebbe dopo 150 anni magari restituire le chiavi e cercare di raccontare altre storie. Dunque, Pino Aprile è un giornalista, è stato direttore di Gente, vice direttore di Oggi, ha collaborato a molte trasmissioni televisive, è appena uscito un suo libro intitolato Terroni, tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali. La famosa burocrazia borbonica, di cui ci lamentiamo oggi in Italia, non è borbonica, è savoiarda. Cioè, lo schema burocratico italiano oggi è disegnato su quello sabaudo, che non è altro che un riadattamento di quello napoleonico. Quello borbonico fu studiato dal cavalier Sacchi, che era il numero uno della burocrazia sabauda, mandato da Cavour a sistemare la burocrazia nel regno conquistato delle Due Sicilie. Il cavalier Sacchi mandò a Cavour una relazione che era un atto d'amore sconfinato per la perfezione dello schema burocratico borbonico e ne proponeva l'adozione per l'intera Italia. Fu richiamato a Torino e messo da parte. Fu quello che era il regno borbonico, per esempio, le più grandi acciaierie d'Italia, le più moderne, che da sole avevano quanto tutti gli stabilimenti siderurgici del nord messi assieme, erano in Calabria. Le più grandi officine meccaniche d'Italia, fra le più belle e migliori d'Europa, tant'è che vennero copiate mattone per mattone, per esempio dalla Russia, le officine di Kronstadt, mitiche e celebrate, sono la copia, proprio con i mattoni numerati, delle officine di Pietrarsa e di Napoli. Sì, ma questo potrebbe pensare che in realtà il risorgimento abbia gettato il sud in uno stato di arretratezza rispetto alle sue punte di eccellenza che esistevano al tempo dei Borboni? Sì, non deve farlo pensare, è vero. Cioè, il sud è stato depredato, il Piemonte si era riempito di debiti, tant'è che si progettava di vendere la Sardegna per riuscire a tappare qualche buco. Il Regno delle Due Sicilie aveva delle finanze così in ordine che i titoli del Regno delle Due Sicilie venivano immediatamente comprati al 20% in più del loro valore nominale alla Borsa di Parigi, mentre quelli del Regno Sabaudo si piazzavano con difficoltà al 30% in meno. Pino Aprile, non trovi che anche parlare di una vicenda così lontana alla fine riporti alla luce le stesse contraddizioni, la stessa impossibilità di conciliazione degli opposti che oggi si riverbera in tante vicende della politica contemporanea, delle occasioni perdute del nostro paese? Ma senz'altro, è quello che accade ogni volta che si vuol tacere per convenienza, qualunque sia la convenienza,
la verità. La memoria è un fiume carsico e la memoria comunque riappare anche dopo 150 anni, perché il bisogno di mettere a posto i sentimenti e i fatti nella memoria è un bisogno insopprimibile, per cui noi non ci libereremo mai di questo fino a che non avremo la forza, il coraggio e l'onestà, italiani tutti, di affrontare quel mostro che è nel nostro passato. Così come l'idea del sud feudale e povero è sbagliata, ma è sbagliata scientificamente, storicamente è dimostrato, c'è uno studio del CNR di Napoli che è stato appena citato, che è stato diretto dal pisano economista e storico professor Malanima con il professor Daniele dell'Università di... Cosa dimostra questo studio? Loro hanno preso i dati di produzione regione per regione di tutta Italia dal 1861 a oggi. Da questo viene fuori che il sud non era più povero del nord, sì, era in vantaggio. La percezione generale è cambiata comunque, si è comunque parlato di un problema che è ancora caldo, anche se è collocato in momenti storici che sembrano lontani anche dalla nostra esperienza personale.